Quindi che risposta mi dai? Che mi risposta mi dai? Lo dico per esperienza, io lavoro su un'ambulanza. Ok, ma tu che risposta mi dai? Le persone che prendo, scusami, le persone che io prendo, che non hanno, non parlare solo tu perché sennò me ne va, che non sono vaccinate. Ok, dimmi, parla tu, poi quelle persone sono molto più a rischio rispetto a chi si è vaccinato. Non puoi dirmi di non so sta cosa. Ma non ti sto dicendo, ma allora ok, ma cosa c'entra? Ma uno può decidere se vuole morire o no, se si vuole vaccinare, vuole morire, prendere il Covid. Ti sto dicendo, uno può decidere la sua vita, cosa deve fare, per cos'è meglio per lui. Ma tu, aspetta, tu hai intenzione quindi di venire tutti i sabati e cercare di convincere quante persone possibile di vaccinarsi? Sì. Sì, sono convinto che maggior parte di queste persone potrebbero ricredersi se ben informate. Venga qua, venga da scuola, venga. È bravissima a insultare, ma quando bisogna parlare lei scappa. Perché scappa? Adesso sono finita anche in televisione. Sono contro il monopoli statali, fumo alcol. E cosa c'entra? Lei sa cosa stiamo parlando? E lei perché insulta? Perché insulta? Sa di cosa stiamo parlando? Sa di cosa stiamo parlando? Certamente. Non credo proprio, signora, mi spiace. Allora, io diciamo faccio l'operatore sanitario e ho vissuto la pandemia. Ho vissuto la pandemia come operatore sanitario su ogni ambulanza, ho vissuto la realtà di Bergamo, di Como e di Milano. Ora, vengo in piazza, sono venuto già la settimana scorsa per caso e diciamo mi sono imbattuto in persone con idee alquanto confuse. Non è la classica persona che mi dice no, io non sono un Novax, era in teoria un corteo per il No Green Pass. Ora siamo passati ancora da no Green Pass a negazionisti, persone che mi dicono che c'è il 5G dentro il vaccino, che non sanno cosa c'è dentro, hanno paura. Ci può stare per l'amore del cielo, però la malinformazione in questo caso e la fomentazione alla violenza è una diciamo un'attuale realtà. Tu sei sbagliata a dirlo, perfetto. Però scusa un attimo, visto che i ragazzi devono vaccinarsi per la sicurezza, ok, ci siamo fino a qui, ok. Come mai allora due docenti vaccinati hanno preso il Covid? Dov'è la sicurezza? Li pensa, diciamo. Quindi la tua intenzione sarebbe quella di tornare qua tutti quanti sabati, quando ci sono le manifestazioni, a rischio anche di prendere gli insulti per cercare di convincere sì, tutti. Sì, assolutamente sì. Ho ricevuto anche minacce di morte. Ho trovato persone che mi hanno aspettato fuori dalla stazione a Roma, perché sono andato a fare un'altra intervista presso un canale TV. È stato già denunciato alle autorità competenti, anche alla Digos, perché è uscito dalla stazione, mi aspettavano tre soggetti dicendomi infame pezzo di merda, morirai, sappiamo dove sei. Ora, secondo me non dobbiamo trascendere a questi livelli, ognuno può dire la sua, basta che la dica in modo corretto, con un'intelligenza minima, nel senso l'argomentare tanto per non è costruttivo dal mio punto di vista.